Radio Unibá, bringing you all the latest news. Unibá News. Le notizie su Radio Unibá. Mercoledì 15 marzo. Buon pomeriggio da Serena Nuzzaco della redazione di Mediaterraneo News. Numerosi controlli svolti dal NAS dei Carabinieri nelle mense scolastiche in tutta Italia. A Bari è arrivato lo stop immediato per un centro cottura che rifornisce uno dei plessi scolastici della città, dove sono state trovate gravi carenze igienico-sanitarie e strutturali. Nelle ultime ore, nel resto del paese sono state rilevate quasi 500 violazioni e scoperte oltre 300 mense irregolari. Restiamo sul tema salute. A Brindisi, sempre i carabinieri del NAS hanno scoperto un'attività alimentare non a norma con più di 300 kg di salumi insaccati scaduti e pronti per la vendita. Il responsabile è stato segnalato e sanzionato e dovrà pagare una multa di 2.000 euro. 5 persone, tutte parenti tra loro, sono state arrestate nel Tarantino per aver aggredito e rapinato il gestore di un complesso turistico di San Pietro in Bevagna. L'episodio risale allo scorso giugno, quando, armati e incappucciati, picchiarono l'albergatore e portarono via, oltre a gioielli e orologi, più di 20.000 euro in contanti. Arriverà al cinema domani Il tempo dei giganti, il docufilm di Davide Barletti e Lorenzo Conte sulla pandemia botanica più grave del secolo, causata dalla xylella. Il film racconta il viaggio di Giuseppe verso la terra del padre, dove è imminente l'arrivo della pandemia. Torna la grande musica in Puglia. Al Locus Festival arriva Herbie Hancock, leggenda del jazz mondiale, con un concerto in programma il 13 luglio in Piazza Ciai a Fasano. Turno infrasettimanale di Serie C. In zona playoff il Cerignola cerca la vittoria in casa del Picerno, mentre il Foggia vuole accorciare sul Pescara nel derby contro il Monopoli. La Virtus Francavilla affronterà la Juve Stabia, tornata dalla vittoria nell'ultima giornata dopo 6 partite di astinenza. Meteo, clima prevalentemente invernale su tutta la regione, con vento forte di tramontana, pioggia e locali temporali, previsto un netto crollo termico. Viabilità, sulla A14 Pescara Bari, presenza di personale su strada per la rimozione ostacolo tra Vincolo Pertrani e Andrea Barletta in direzione Pescara. Per il momento è tutto, vi ricordiamo l'appuntamento delle 18 con la rubrica di Rosanna Luise, Moda e Musica. Avete ascoltato Unibá News, le notizie in diretta da Radio Unibá. Radio Unibá, musica, cultura e informazione allo stato puro.